Ciao lanciatori di coriandoli col fisico da sollevatori di polemiche, ci andiamo ad allenare utilizzando la mia tecnica segreta. Riscaldamento, inizio con questo carico, con 46,2 kg perché ho fretta oggi, e poi saliamo con i carichi e vedrete il mio allenamento medio usando la mia tecnica segreta che va a sostituire gli allenamenti classici isometrici, isocinetici che ho fatto fino alla settimana scorsa. Fa veramente freddo oggi. 3 ripetizioni di striccarla. Kg e 2 sul bilanciere, sono 23,5 kg per parte, e andiamo a fare il nostro allenamento rest pose. Questa è la mia tecnica segreta, mi devo specializzare sulle singole, niente di meglio che farne tante. Allenamento che durerà un quarto d'ora esatto a partire da ora, e cercherò di fare 25 ripetizioni con l'80% del vecchio massimale. Mai fatto nulla di simile, ma credo che sia necessario buttare dentro un buon volume in questa sessione. E quindi voglio separare ogni singola come se fosse una alzata a sé, quindi è poco carico, ma mi devo specializzare per muoverlo nella maniera giusta, in maniera fluida e esplosiva, attivandomi bene comunque un 80%. Iniziamo. Prendo il tempo e da adesso un quarto d'ora senza tagli, gustatevelo tutto e in mezzo commentiamo. Singola 30 secondi, singola 30 secondi. Uno. Prendo il tempo, 30 secondi. Mi dà fastidio questa maglietta che mi ho... Mi risale, non so perché mi va a comprimere la gola. Tengo la felpa perché fa caldo. Non fa caldo, in realtà fa molto freddo. È inverno, siamo a dicembre, niente, le temperature sono quelle che sono. I riscaldamenti anche cerco di non usarli. Ecco perché mi reputava non un amico fedele dell'ambiente. Su questo cerco in tutti i modi di non abusare. Altra singola. Sono molto fuori forma, ho fatto l'allenamento pesantissimo, le doppie a 58 kg con l'ultima doppia a 62 due giorni fa, 46 ore fa per la precisione. Inizio ad accusare, ci si prova ma li sento pesanti, bicipiti molto stanchi, ho fatto occhi complementari nuovi, carro a martello. Come on. 6-7 secondi e andiamo con la terza. Tocca tenere il conto. Gomiti stretti, fa male la spalla, cerco di non rovinarla. Questo è un allenamento tecnico, ma non è che devo davvero tentare di battere un record. Cerco di farlo in maniera accettabile. Carico fisso, quindi non vi tengo le schermate per tutto il video. Controlliamo il tempo. Vabbè, ci siamo scaldati. Colletto fastidiosissimo. L'ipertrofia di questo allenamento non credo sarà il massimo. Non vedrete i muscoli gonfi, ma a livello di forza è un ottimo metodo. Ok. Siamo ancora a 4 se non erro. Ne mancano 21. No, vabbè, se sono troppe 21, non credo. Non credo di reggerle. Ah, è male, è male.
Sto recuperando troppo. Cinque. Siamo ancora a 5, ho contato male io oppure non passa più il tempo? Nell'altra vecchio macrociclo le facevo tutte le settimane, mi sono trovato molto bene ma arrivavo massimo a 13. Adesso voglio dare un po' più di volume, buttare dentro più ripetizioni, il riposo ma è faticoso. Dai, mi riprendo un attimo, andiamo con la sesta, se no battiamo la fiacca. La spalla che male. Sesta, abbiamo un goccio d'acqua. Ho cercato di coprire l'etichetta il più possibile. Settima. Pesante, pesante. Ok, recuperiamo. Allenamento molto molto specifico. L'idea è di specializzarmi a partire da questa che è l'ottava settimana sul gesto da gara, ripetendolo più e più volte. Quindi continuando a rifare quello che poi sarà il tentativo del record. Manca l'ottava singola. Facciamola subito. Non faccio la chiusura esasperata perché non mi va di andare troppo avanti con i gomiti e continuare a far infiammare la spalla. Ok. Siamo a 5 minuti. E dobbiamo fare ancora la nona. Che ammazzata. Poi dalla prossima settimana riposo scendendo di molto, Non teniamo assolutamente nulla di simile. Nona. Ok, ne mancano ancora 16. Abbiamo appena passato due terzi. Cioè, scusate, un terzo, mancano due terzi. Sto guardando che si spegne. Siamo a 6 minuti. Decima. Iniziamo ad ingranare, sto un po' scaldando, fanno malissimo le mani sono veramente distrutte. Altre 15 ripetizioni, altre 15, 6 minuti e mezzo, mancano ancora 8 e mezzo, 11, 7 minuti. Andiamo a 12 e poi siamo quasi a metà. Speriamo di ingranare. Ok. Le ultime 10 le facciamo tenendo anche le eccentriche, ora
la sto evitando perché sento che i tendini iniziano a soffrire. Questa è la tredicesima, però andiamo a fare. C'ho voglia oggi. Capita che anche quello che ti piace dopo un po' ti annoia e sta diventando un lavoro in pratica. Lo streccarlo è davvero, davvero pesante, molto molto stressante. 13. Ok. Con la negativa. 6 minuti e mezzo. Yuppa. Altre 12. 6 minuti e mezzo. Quattordici. Sistemiamo. Ah, spegne. Fatta questa ne mancano solo 10. Da adesso inizia un respawn normale. Il volume è incredibilmente alto. Ok. 15. Ok. Teniamoci in movimento. Non fa bene stare fermi. Altre 10. Mia tecnica segreta. Ci sono trovato veramente bene il macrociclo scorso e credo che il miglioramento che ho avuto di ben 3 kg sia stato grazie quasi soltanto al respawn e anche alla febbre che mi ha tenuto un pochino buono l'ultima settimana. Ho fatto un taper, insomma, non voluto. Va bene. Meno 10. Meno 9. Andiamo il tempo. Quasi 11 minuti. Ne mancano ancora 9. Facciamo meno 8, va. Meno 8. Meno 8 da fare in 4 minuti. Non la vedo fattibile. Non è fattibile. Vabbè, ci prendiamo un minuto in più, lo finiamo comunque bene l'allenamento. Non si deve strafare. Oggi non è la sessione pesante. Non c'è motivo. Meno 7. Senza magnesite fa malissimo. Ma neanche posso riempirmi la casa di magnesite che fa anche male. Non ce l'ho neanche qui, quindi proprio se mai la utilizzerò solo per i tentativi di record. Meno 7. Non ho neanche più il cronometro, si è spento. Andiamo a sensazione. Meno 6, vediamo quanto manca. Meno 6 e mancano 3 minuti, meno di 3 minuti. E vabbè. Meno 5. Meno 5. In 2 minuti e mezzo.
Ma 4. Meno 4. Ah. Mamma mia. Ho un minuto e mezzo per farne, meno di un minuto e mezzo per farne 4. Meno 3. E manca un minuto e 20, un minuto e mezzo, un minuto e 20, boh. Meno 3. Vabbè. 10 secondi, andiamo a meno 2. Poi ce la giochiamo. Da. Meno 2. Oh, che succede? Vabbè, andiamo a sensazione. Meno 2. Meno 1. L'ultima la facciamo bene. Tanto mancano ancora 20-30 secondi abbondanti. 15 ce li prendiamo di recupero completo. Fa malissimo la mano, fa malissimo. Ok, ultima. Andata. Le considerazioni le leggete dopo, complimentari, perché mi hanno devastato. Non pensavo fossero così dure, ma ho accusato. Prossimo allenamento rest pause, saliamo col carico e abbassiamo di molto il numero di ripetizioni. Allenamento complementare di oggi, carro alternato classico con manubri. Facciamo un 2x12, quindi tutti complementari, sono semplicemente queste due serie. Siamo a 3, 4, 5, poi ipertrofia, 6, 7, carico sempre fisso, sempre 18 kg, 8, 9, 10, 11, inizia a bruciare appena appena, quindi mi fermo qui, 12. Seconda e ultima serie da 12 ripetizioni. 2, altre 10, 4, 5, spalla fa male però, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sempre 18 kg, last one, yeah buddy!